Buongiorno, io sono Fabrizio Filipponi di Sant'Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo e parlo a titolo personale. Scusate se non sono celebrale, sarò molto più pratico e sintetico. Per essere più breve leggerò, altrimenti mi dilungherei troppo. Chiedo di ridurre lo spazio riservato al Papa nel nostro quotidiano. Ricevo l'impressione di essere più papisti del Papa. Non mi iscrivo chiaramente al partito anti-Papa Francesco, prego per lui, è il nostro Papa, anche se molte volte le sue iniziative mi fanno soffrire non poco. Evitiamo di dirci valoriali e di comportarci da confessionali. Punto 2. Propongo al popolo della famiglia di superare l'attuale utilizzo di Facebook come struttura informativa portante, non da abbandonarsi subito, ma in secondo luogo. La mia idea è quella di appoggiarsi ad una piattaforma social autogestita, come Oxval, poi porto i documenti, e o mettere su una web TV a tutto tondo, quindi specifica, evitando dei video qua e là su Facebook. Ho qui due possibili soluzioni. Vim TV è un provider italiano del Piemonte, gli amici piemontesi forse poi potranno approfondire, oppure la piattaforma Whisper. La prima costerebbe veramente poco, qui ho anche i costi, ed offre delle buone caratteristiche, credo più ampie di quelle che potrebbero essere le nostre esigenze, almeno quelle attuali. Inoltre può essere gestita nell'ambito di un sito creato con WordPress, penso che tutti conosceranno questa piattaforma non specifica ma gestibile. Whisper invece costa un po' di più ma garantisce dei servizi e compatibilità superiori. Conosco queste possibilità e caratteristiche, ma dico subito che non posso occuparmene e né me ne viene qualche beneficio dall'attivazione di dette soluzioni. Punto 3. Professione di fede. Dichiaro di approvare le scelte sulla proprietà del simbolo e la gestione gerarchica del popolo della famiglia. Condivido la strada del soggetto politico autonomo a livello nazionale ed aprire alle coalizioni a livello locale, ferme restando le condizioni imposte dai valori non negoziabili. Alle conclusioni, adesso Sia stiamo. pure davanti alla nostra mancata espansione, mi dichiaro convinto della necessità di restare su questa posizione del PDF, perché dovremo farci trovare pronti e in salute al momento giusto, nel luogo giusto di quell'epoca culturale, valoriale e sociale che verrà quando il pensiero nichilista e mortifero crollerà. A mio giudizio dobbiamo resistere stoicamente a tutte le intemperie che il mondo politico e non ulteriormente incattivito ci butterà addosso, perché questo popolo della famiglia è necessario e insostituibile. Ultimo punto. Mario, che farai tra 5 anni? La domanda nasce dalla lettura delle briciole che di tanto in tanto lasci nei tuoi articoli di ritirarti a vita privata. Noi qui, credo quasi tutti, contiamo di profondere delle nostre risorse per il futuro a beneficio del popolo della famiglia. Se ti metterai a fare lo scrittore a tempo pieno, che ne sarà del nostro sogno con te? Anche se saremo entrati in Parlamento, che ce ne faremo di un padre nobile in naftalina? Ho finito. Allora, io sono Giovanni Fiori, per chi non mi conosce, del PDF di Roma. Allora, io vi invito ad una riflessione. Premesso che io ho una grande stima per Mario Dinolfi, non perché sta qui, ma perché l'ho sempre scritto dappertutto e lo ribadirò sempre. Con questo non intendo dire che Mario Dinolfi non abbia dei difetti. Però è molto importante, secondo me, che sviluppiamo un senso critico costruttivo in questo movimento, perché è un dato di fatto che l'ultima volta le cose non siano andate bene. Ora, non riconoscere le nostre sconfitte è l'inizio della fine, perché se non riconosciamo i nostri errori non possiamo neanche rimediarvi. Allora, quando io mi permetto di criticare Mario o la politica del PDF, lo faccio sempre in modo costruttivo e con una finalità, che
di bene. Questo lo voglio dire in premessa, perché le cose che dirò tra breve, per quel poco tempo che avrò, potranno sembrare strane. Allora, io credo che il PDF debba essere rinnovato. C'è bisogno di una evoluzione importante, che deve essere gestita in modo controllato, sempre restando con i piedi per terra, perché non mi voglio improvvisare politico di professione, perché non sono, e tutto quello che ho imparato onestamente me l'ha insegnato Mario, me l'ha insegnato anche sinceramente Torriero. E io credo che non possiamo più andare avanti con un partito monotematico. Ma questo non significa che noi dobbiamo dimenticare la nostra missione principale, è che la nostra missione principale non può più essere realizzata se non consideriamo anche altri aspetti fondamentali. E mi spiego, noi non siamo un'associazione cattolica, le associazioni cattoliche scelgono un tema etico o più temi etici da difendere e poi di volta in volta parlano col governo, che in quel momento è al potere, e cercano di ottenere quello che possono. Questa è una parentesi che tra poco riprenderò, il nostro rapporto con le associazioni cattoliche, che deve cambiare completamente, perché noi dobbiamo essere amici delle associazioni cattoliche, perché dobbiamo prendere i voti dalle associazioni cattoliche, l'ho scritto tante volte, lo ribadisco adesso. Fra l'altro accenno anche che nella mia pagina Facebook, perché alla fine diventa uno strumento di comunicazione, Giovanni Fiori, per chi ancora non l'abbia visto, c'è un post che ho appositamente pubblicato il giorno stesso dell'inizio di questa Assemblea Nazionale, perché avrei dato spunto alle persone di ragionare su certe cose, anche perché sapevo che tanto tempo non l'avrei avuto. Ora, noi per ottenere risultati, siccome non siamo un'associazione cattolica, dobbiamo cercare di capire quali sono le cause a monte dei nostri problemi. Non possiamo concentrarci sul problema. Allora, in Italia non nascono più figli, l'abbiamo detto noi per primi, l'abbiamo denunciato noi, il problema della natalità. Ma perché non nascono più figli? Per tanti motivi. Non soltanto perché sta cambiando l'antropologia delle persone, i valori, la secolarizzazione della società, ma perché non c'è lavoro. E quando non c'è lavoro, le famiglie non possono costituirsi. Quando non si costituiscono le famiglie, o i figli nascono fuori dal matrimonio, oppure nascono tardissimo in coppie che si mettono insieme a 35 anni, che possono fare un figlio, massimo due, ma non li fanno. Allora noi dobbiamo renderci conto della realtà nella quale viviamo. Per risolvere i nostri problemi non possiamo più concentrarsi sull'oggetto finale, ma dobbiamo guardare la causa. Allora, noi da 20 anni, con l'euro, siamo soggetti ad un potere plutocratico, che io cerco di spiegare, ma non sono l'unico, anzi c'è tanta gente che lo spiega molto meglio di me, che ha la sua testa in Europa. Praticamente la moneta che ci è stata imposta, l'euro, sta facendo quello che nelle colonie africane, francesi, Giovanni, per favore, ha fatto negli ultimi decenni. Con il franco CFA la Francia tiene in scacco i paesi africani ex colonie francesi, che sono state liberalizzate su un piano formale ma non sostanziale. Quindi noi dobbiamo fare che cosa? Incominciare a ragionare seriamente, se incominciare a parlare di altri fattori. E io ho individuato, oltre alla famiglia, che rimane il nostro elemento fondamentale, perché è il punto d'aggregazione fondamentale dell'essere umano, la patria e il lavoro. Perché la patria? Perché la patria in questo momento viene stigmatizzata proprio da quelle forze che controllano l'informazione nazionale, mentre invece la stessa nostra Costituzione parla della patria in modo importantissimo. Il primo articolo della Costituzione dice chiaramente, parla di sovranità. Il popolarismo di Sturzo non possiamo metterlo in contraddizione con il sovranismo e con il globalismo di oggi, perché all'epoca di Sturzo nessuno avrebbe pensato di perdere la sovranità. Noi dobbiamo incominciare a capire che la sovranità, nell'accezione giusta, non nazionalista, ma nell'accezione giusta, significa riprendere il possesso della nostra patria, della nostra nazione, perché senza sovranità, popolo
e terra, non esiste uno Stato. Noi in questo momento viviamo in una democrazia sospesa. Non potremo mai risolvere i problemi di denatalità in Italia, non potremo mai uscire dalla crisi se non riacquisteremo la nostra sovranità monetaria. Gli interventi che ci sono stati prima di me, di Passali per esempio, di Paniselli, vi fanno capire quanto sia difficile il discorso. E io mi rendo conto anche quando Mario dice non possiamo parlare di tutto, dobbiamo parlare di argomenti che ci aggregano. Il punto, signori, è che noi non risolveremo mai niente, saremo sempre il partito dello 0,5% se tutto va bene, se non incominceremo a dare risposte concrete alle persone, perché io per strada ci sono stato, ultimamente un po' meno, ma la gente mi dice ma voi che dovete fare? Reddito maternità, io non lo voglio stigmatizzare, ha una sua importanza, è stato importantissimo per farci pubblicità e farci conoscere quando raccoglievamo le firme. Ma, sì, concludo, dobbiamo comprendere che le persone sono intelligenti, noi dobbiamo prendere una strada giusta, secondo me, senza guardarci troppo intorno, senza guardare a cosa fa la Chiesa, perché la Chiesa ci starà ad ascoltare soltanto quando avremo i numeri, adesso la Chiesa non ci conta proprio. Quindi le tre cose che voglio proporre sono queste: incominciare a ragionare seriamente dall'uscire dal concetto di monotematicità, tematicità, quindi parlare di famiglia, patria e lavoro, tre cose, concentrarsi sul lavoro dando delle risposte, parlando di sovranità monetaria, allacciando un rapporto completamente diverso con le associazioni cattoliche. Non dobbiamo entrare in competizione con le associazioni cattoliche, le associazioni cattoliche non sono niente in confronto a noi, noi siamo un partito politico, loro sono persone complementari alla nostra funzione, le dobbiamo mettere tutte sotto la nostra pancia, pure se non ci rispettano, pure se parlano male di noi, noi parliamo sempre bene di loro, come parliamo sempre bene della Chiesa, anche se non ci aspettiamo niente, ma i voti arriveranno da lì. Grazie Giovanni. E poi concludo, vorrei che si riprendesse seriamente in considerazione l'idea del quoziente famiglia, di cui è stato parlato, perché il quoziente famiglia secondo me deve inglobare il reddito di maternità, ma deve essere qualcosa che può diventare veramente il nostro nuovo, la nostra nuova bandiera. Grazie. Buongiorno, sono responsabile per la provincia d'Ancona del PDF. Come PDF Marche abbiamo aderito molto volentieri alle vele per la sensibilizzazione sul tema dell'eutanasia che ci è stato proposto dal movimento Pro Vita e Famiglia. Ci siamo autotassati, abbiamo provato a chiedere anche un contributo a un partito del centrodestra, di quelli difensori della fede, ancora stiamo aspettando una risposta. Siamo partiti con un comunicato stampa che è stato pubblicato su tre testate online, vi lascio da parte i commenti, vi posso dire che uno di questi tre comunicati stampa era stato preso da una testata che aveva anche il numero delle letture, complessivamente tra i comunicati stampa sono stati visti da circa 10.000 persone. Facendo una sintesi finale potrei dire che poi guardando i like di approvazione e quelli di disapprovazione non mi ha meravigliato perché sapevo che era così, comunque i like di approvazione sulla nostra iniziativa hanno superato lievemente i like di disapprovazione. È stata mia cura inviare i comunicati stampa ai tre vescovi di cui avevo i recapiti telefonici, anche per far capire chi veramente difende gli interessi della vita con i fatti e non solo con le parole, poi dopo se ne disinteressa totalmente. Per motivi di lavoro mi sono occupato per molti anni delle pietre di scarto della nostra società, mi sono occupato di detenuti, ho lavorato fino a poco tempo fa in un'autorità di garanzia e vi voglio raccontare velocemente una cosa che mi ha impressionato. In occasione dell'indulto e dell'amnistia del 2006 la popolazione detenuta in Italia è passata da 62.000 detenuti a 39.000 detenuti. Un'operatrice penitenziaria mi ha detto che quando c'è stata l'amnistia e l'indulto, in alcuni istituti alcuni detenuti sono legati alle sbarre dicendo io da qui non voglio uscire, fuori non ho nessuno. Questa cosa mi ha fatto riflettere perché poi parlando con una mia amica assistente sociale di un capoluogo di provincia
popoloso, mi ha detto che loro gestiscono, nel suo comune ci sono circa 3.000 persone che sono amministrate, ovvero che hanno un amministratore di sostegno. Gli ho detto, ma quante di queste persone sono proprio sole? Circa 1.000. Manca un minuto, eh. Solo lo 0,6% del totale della popolazione di quel comune. Vedete, queste persone hanno un rischio con la legge sull'eutanasia, che qualcuno potrebbe decidere per loro la loro fine, indipendentemente da tutto. Anche se loro non l'hanno chiesto, l'amministratore di sostegno, sentito gli assistenti sociali, sentito il parere medico, può chiedere al giudice di staccare la spina. In fondo non hanno nessuno, sono un costo per la società. Allora, io mi rifaccio a quello che ha detto ieri sera il professor Boero. L'idea è questa. L'idea è che noi ci facciamo carico di inoltrare ai comuni una richiesta da parte delle persone che lo vorranno sottoscrivere, che vogliono, che non vogliono essere uccisi. Però questa cosa non la dobbiamo fare per la gloria. Questa cosa non la dobbiamo fare per la gloria, perché per la gloria noi non possiamo lavorare. Questa cosa la dobbiamo gestire noi, dobbiamo inviare queste comunicazioni ai sindaci dei comuni per PEC, perché il sindaco è la prima autorità sanitaria del comune e è lui che si deve far carico di questa situazione. Questa è una proposta e tratta di gestirla, abbastanza bene. Seconda questione, per favore fate una chat su WhatsApp solo per i dirigenti, perché è impossibile capirci qualcosa. Terza considerazione, ho fatto questa mattina la tessera, mi sono posto una domanda assieme a Fabio, il mio coordinatore regionale, poiché il tesseramento è fatto a livello centrale, potrebbe essere che qualcuno si è tesserato ma non c'è stato comunicato, quindi noi avremo necessità di sapere tutte le persone che sono tesserate della nostra regione. Ultima cosa, mi rifaccio un po' al video che ho visto prima, nel 92 quando ero dirigente della Democrazia Cristiana in collaborazione con l'ufficio formazione del Dipartimento della Democrazia Cristiana abbiamo organizzato un paio di corsi di formazione per i ragazzi residenziali di 4-5 giorni, sarebbe bello poterli organizzare anche noi. Grazie. Grazie. Di nuovo buongiorno a tutti, io sarò rapidissimo, almeno cerco di esserlo, perché volevo inserire solo due proposte concrete. Conosco Giovanni Passali, che ha parlato prima per la parte economica, io con Giovanni abbiamo avuto notevoli discussioni, ho cercato di sintetizzare dei punti che sono immediatamente attuabili per noi come proposta per rispondere alle persone che ci chiedono spesso su temi quali economia e lavoro, voi non fate nulla. Chiaramente noi sul discorso economico sappiamo benissimo che il reddito di maternità è una rivoluzione, sappiamo benissimo che la nostra proposta di quoziente familiare è assolutamente importante, ma molti non capiscono anche questi argomenti e ci dicono spesso come facciamo a trovare i soldi. Giovanni ha illustrato che noi siamo una nazione sana dal punto di vista economico perché abbiamo un debito, un avanzo primario, cioè se noi non dovessimo pagare gli interessi noi saremmo economicamente inattivo. Gli interessi li paghiamo 70 miliardi e li paghiamo 70 miliardi con dei procedimenti che sono, io definisco, criminali. C'è il sistema delle aste marginali per il quale noi paghiamo gli interessi non sulle offerte più basse, ma sulle offerte più alte, ma anche a chi fa le offerte più basse. Questo è tanto per dire, cioè, come in economia purtroppo comandano i grandi poteri e questi grandi poteri che hanno questa offerta soprattutto al fondo internazionale, come ha fatto vedere Giovanni, noi con piccole proposte semplici da mettere nel nostro programma possiamo rispondere al cittadino comune dove vogliamo i soldi, risparmiamo sugli interessi. Come risparmiamo sugli interessi? Togliamo le aste marginali. Non ci vuole niente, non si capisce perché un governo pseudo-sovranista come quello precedente non l'abbia fatto, perché è veramente una cosa banale. Detto questo, un'altra proposta sono le società di rating pubbliche. Cioè, non capisco perché le società di rating devono essere americane, devono essere in mano al potere economico-finanziario che si giudica da solo. È assurdo. Poi,
incremento di vendita di bot CCT, l'ha già detto Giovanni, e questo era il tema economico. Da qua troviamo dei fondi. Per fare cosa? Mario giustamente ha detto togliamo il reddito di cittadinanza e con quei fondi li utilizziamo per il reddito di maternità. Giustissimo. Però ci viene a mancare una risposta. Come noi troviamo i fondi per il lavoro? Perché? Perché questo reddito di cittadinanza è vero che dà un sussidio ai nulla facenti e incrementa il niente fare, ma c'era una proposta della vecchia DC che al suo tempo non fece le cose totalmente sbagliate, anzi c'era un criterio sociale sicuramente insito all'interno, e si chiamava il piano Fanfani. Il piano Fanfani era un piano che utilizzava le persone che diciamo erano disoccupati, erano in emergenza economica, le utilizzava per lavori sociali. Quindi questi risparmi che noi potremmo avere dagli spread o dal punto di vista del risparmio degli interessi sullo Stato, li potremmo applicare per dare fondi ai comuni che utilizzano i disoccupati per lavori sociali. In questa maniera rilanciamo l'economia, semplicemente questo. E volevo inoltre chiarire per quelli che appunto hanno partecipato al mio tavolo, siccome abbiamo concluso tardi e la mozione non l'ho potuta leggere qui, poi magari non so se sarà letta successivamente, conteneva quei punti di organizzazione che sono stati qui citati. Grazie. Grazie. Buongiorno, sono Sara e volevo riagganciarmi al discorso che ha fatto ieri Fabio, dicendo che sono entrata nel PDF non per fede, ma perché trasmetteva i valori, trasmetteva una morale che oggi non c'è. Io personalmente ho una fede poco forte, anzi quasi inesistente, però credo nella famiglia, credo nella vita e mi piace il PDF proprio perché porta avanti questi valori e ha una bella forza. Sono una sopravvissuta alla 194. Ogni giorno rischio di morire a causa delle dipendenze, perché può accadere a tutti di cadere in dipendenza. E non so se un giorno o l'altro mi ammazzeranno. Non so se i miei figli, i miei nipoti mi uccideranno. La nostra generazione è a grave rischio, sia ideologico e sia un giorno di morire a causa di questa ideologia che entrerà a far parte della mentalità comune. Perché già oggi molti giovani pensano che sì, sta male, ammazziamolo. Sì, vabbè, poverino, sta soffrendo, ammazziamolo, facciamolo morire. Ma no, non va bene, perché molte di queste persone vogliono vivere. Io voglio vivere, ma se ci ammazzano, come facciamo? E per non far avvenire questo, dobbiamo essere noi a cambiare mentalità alle persone. E come facciamo? Parlando bene, parlando in modo giusto, non catechizzando. Dobbiamo imparare a parlare con un linguaggio giovanile, per attirare sia giovani ma anche persone meno giovani, senza catechizzare, senza utilizzare il linguaggio religioso, come diceva Fabio, perché a nessuno piace il predicozzo. A chi piace il predicozzo? A nessuno. A un ragazzo, se dici l'aborto non va bene perché Dio non vuole, un ragazzo dice: ma che stai a dire? Se un ragazzo dici: beh, tutti abbiamo diritto a vivere, abbiamo tutti diritto a nascere, il ragazzo dice: beh, sì, naturalmente, no? E qui c'è Nicoletta, e lei penso che sia entrata per un altro motivo. Sì. Allora, in realtà Sara mi aveva chiesto di intervenire un pochino per dare le due versioni. Cioè, lei è entrata principalmente per il discorso politico, per i valori. Personalmente anche io, al di là del fatto che possa essere cresciuta in una famiglia cristiana, però questo insomma è un altro discorso, però l'importante è mantenere saldi e soprattutto cercare di far sì che questi valori siano
diciamo, trasmissibili ad altri nostri coetanei, perché già sono discorsi che anni e anni, dal 68 ad oggi, hanno cercato di farci un pochino, non so, demonizzare. Io ho miei amici che appena sentono la parola famiglia, un figlio, un bambino, cioè, gli vengono le bolle, quindi, cioè, adesso... Quindi già il discorso comunque è molto delicato. Se poi noi ci mettiamo a fare prediche o comunque a fare una comunicazione inefficace, chiaramente il discorso si complica ancora di più. Per questo comunque anche con gli altri è riuscito un pochino il discorso di avere una comunicazione un pochino più diretta, più efficace, utilizzando canali quali possono essere per esempio Instagram e YouTube, che vanno più tra di noi, ma io stessa li seguo decisamente di più rispetto ad altri social network, e quindi cercare di avere un approccio un pochino più diretto verso i nostri coetanei. Tutto. Grazie, grazie. Allora, un saluto caro a tutti. Da buona madre di famiglia ho fatto un elenchino della spesa, così sarò stringata e molto veloce. Allora, uno, l'aspetto che voglio evidenziare io è un aspetto pratico, organizzativo, però pratico, fatto proprio da chi può spendere un pochino di tempo all'interno del popolo della famiglia. Allora, il fatto di stare in mezzo alla gente è fondamentale. Dobbiamo creare dei banchetti o anche solo il volantinaggio, come hanno fatto i bravi radicali che hanno aperto così la finestra di Overton, come il nostro carissimo insegnante e ci ha suggerito. Apriamola anche noi questa finestra di Overton, per piacere, con la parola maternità, reddito di maternità. Bombardiamo l'Italia con il reddito di maternità. Ci dobbiamo però organizzare tra circoli e tra città. Allora, la proposta non solo mia ma anche di altre donne del popolo della famiglia è questa. E nelle varie città, chi può dedicare una mattina a settimana di tempo, dobbiamo metterci in contatto, ci deve essere un coordinatore che chiede nei vari luoghi di fare un volantinaggio lo stesso giorno alla stessa ora. Ci dedichiamo 2 ore la mattina, per esempio Roma, Milano, Torino, Lecce, dovunque. Insieme facciamo il volantinaggio, decidiamo l'argomento. Oggi parliamo di reddito di maternità e tutti facciamo il volantinaggio o i banchetti sul reddito di maternità. Dopodiché questo verrà con fotografie, piccoli video, raggruppiamo il tutto, verrà dato al coordinatore, il quale su Facebook, dove vi pare, metterà che il popolo della famiglia quel giorno in tutta Italia è stata in mezzo alla gente per parlare di questo argomento. Il mese successivo lo facciamo con l'eutanasia, il mese successivo lo facciamo con l'aborto. Ecco, questa è l'apertura di Overton. Queste parole, maternità, vita, e un'altra cosa interessante è ecologia della vita. Basta con st'ecologia della Greta. Noi vogliamo l'ecologia della vita. Allora, Germana. Ho finito, l'elenco della spesa è finito. Arrivederci, grazie. Grazie. Si prepari poi Giovanni Passalli, Roma. C'è Giovanni Passalli? Dopo parliamo. È stata un'idea geniale questa di questi 3 giorni e ringrazio Nicola e tutta la nostra classe dirigente per questa genialità, di cui ne avevamo veramente bisogno. Io sono contento per questi scampoli di confronto che abbiamo avuto e noi come PDF Umbria abbiamo risparmiato 4.000 euro grazie ai nostri amici della Liguria. Poi in privato vi racconterò perché abbiamo preso una multa per le elezioni comunali, ma grazie al nostro collega abbiamo capito quali sono le tecniche per uscire da questo pantano. Quando c'è stata la prima assemblea, la scorsa assemblea giù a Roma, guardavo Boero e vedevo la sua faccia affaticata e gli ho detto: io ringrazio Dio di non essere nato in Piemonte, 9.000 firme non l'avremmo mai raccolte. Abbiamo fatto con la nostra piccola truppa un lavoro bellissimo alle comunali di Perugia, abbiamo raccolto pochissimo, siamo andati da soli e vi assicuro però che andare con altri è ancora più difficile, e anche per queste regionali possiamo testimoniare che la battaglia è stata altissima.
Io lascio una raccomandazione che ho fatto già girare fra noi, che è questa: noi dobbiamo aumentare la truppa e vorremmo poter avere qualcosa di validato. Noi abbiamo dei fuoriclasse, Mario è un fuoriclasse, voi siete dei fuoriclasse, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà una validazione ai nostri format per creare consenso. E dicevo una banalità, noi vorremmo dei PowerPoint, delle presentazioni validate, belle. Tanto per far un capire, dicevo a Toriero ieri, ho visto il filmato di Cappato sull'eutanasia, è tremendo, è fatto benissimo. Noi dovremmo essere altrettanto appetibili e chiari nelle nostre cose, e quindi chiedo uno sforzo tremendo per avere questo format da divulgare fra di noi, per poter essere credibili e raccogliere consenso, quel consenso che ci aspetta e lo dobbiamo ai nostri figli. Grazie. Grazie.